Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi che prosegue il ciclo dedicato alla semplificazione amministrativa. Il webinar di oggi è organizzato nell'ambito del progetto Delivery Unit nazionale che il Formez realizza sul mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica. In particolare il webinar di oggi condotto dall'Avvocato Damiani prenderà in esame l'affidamento diretto. Soprattutto alla luce della nuova normativa e cercherà di porre l'accento sui punti di forza di questa nuova normativa e quindi del nuovo approccio all'affidamento diretto, e cercando anche di considerare quelle che possono essere delle possibili criticità. Vi invito a scrivere in chat le domande per il relatore. Come al solito avremo l'ultimo quarto d'ora dedicato alle risposte, ma se ci sono bisogni di chiarimenti o se ritenete importante avere anche un confronto immediato con il docente, vi invito a scriverle durante tutto il corso del webinar le domande, così proprio per essere anche di contributo alla presentazione. Non vorrei togliere altro tempo alla presentazione, vorrei chiedere all'avvocato Damiani di accendere webcam e microfono così da potergli passare la parola. Vediamo se funziona tutto. La voce dovrebbe esserci. La voce E c'è, dovesse. adesso c'è anche la figura, quindi mi pare che funzioni tutto. Io resto in back, scrivete in chat anche se avete problemi, passo la parola all'avvocato Damiani e vi auguro buon lavoro. Buongiorno, piacere di conoscervi. Per me è un'esperienza nuova questa del webinar e non mi convince molto perché non ho contatto diretto con voi. Il contatto diretto è quello che mi consente di orientare il discorso che svolgo. L'argomento di oggi, peraltro, è abbastanza semplice, anche se ha creato così tanti problemi operativi, è abbastanza semplice. L'affidamento diretto, sono un paio le norme che dobbiamo esaminare. Come vi diceva la dottoressa, è importante, sono importanti per me le vostre domande perché non ho organizzato un discorso sistematico per tenervi a chiacchiera per un'ora e mezza. Quindi, se voi avete delle domande, sono contento di risolvere i vostri problemi operativi. Quelli sono sicuro di poterli risolvere chiacchierando insieme. Allora, ho visto che alcuni di voi lavorano nei comuni, lavorano in enti pubblici e hanno avuto il problema di applicare queste norme sopravvenute sull'affidamento diretto. Lo stato dell'arte qual è? Lo stato dell'arte è il decreto legge 77 del 2021. Diciamo però innanzitutto che cos'è l'affidamento diretto. L'affidamento diretto ci viene definito dal nuovo codice dei contratti pubblici ed è una definizione che a mio avviso risolve tutti i nostri problemi operativi. Perché cosa dice? Dice che non è una gara pubblica. Finalmente il legislatore, un po' per necessità, ha fatto marcia indietro rispetto alla precedente tendenza. Quale tendenza? Quella di predisporre delle procedure meccaniche, sempre e comunque. Ci sono le procedure meccaniche, quali sono? La procedura aperta, la procedura ristretta, dove l'istruttoria conduce ad un risultato necessitato. E questo perché? Questo sull'onda del fenomeno corruttivo degli anni 92, 1992 e seguenti, si è avvertita la necessità di privare. Perché questo avviene, è privare il funzionario responsabile della responsabilità della scelta. Perché? Perché nel momento in cui c'è un bando, ci sono dei criteri di selezione degli offerenti, ci sono dei criteri di selezione, criteri per la scelta dell'offerta
migliore per l'amministrazione. Questo migliore vuole comprendere sia il criterio dell'offerta economicamente più conveniente, sia quello del prezzo più basso. In presenza di questi elementi, le offerte dei concorrenti dovrebbero valutarsi da sole, per così dire. In realtà, questo è solo relativamente vero. Chi predispone gare e che predispone quindi anche leggi speciali, sa che quando si vuole offendere un amministrativista, quando si vuole dare del delinquente ad un amministrativista, lo si denomina sarto. Perché sarto? Perché tutti sono in grado di predisporre un bando ad hoc per far sì che la scelta ricada su un determinato operatore economico. È sufficiente giocare sui requisiti tecnici di economico-finanziari oppure tecnico-organizzativi per ottenere questo risultato. Sono sempre stato quindi dell'idea che la procedura più garantita, con questo webinar non si sa dove guardare, non mi convince troppo e non si ha neanche il piacere delle vostre espressioni. Vi dicevo, ieri esisteva la trattativa privata, già il codice del 2006, il decreto legislativo 163 del 2006, ha limitato, sostanzialmente escluso l'operatività di questa forma di stipulazione dei contratti pubblici. E lo stesso è avvenuto con il decreto legislativo 50 del 2016. Leggeremo la norma insieme, ma qual è la caratteristica dell'affidamento diretto? È quello di costituire una autonoma e diversa forma di scelta del contraente utilizzando gli strumenti privatistici, operando così come opererebbe un privato, fermo restando che il tutto è orientato e predisposto al fine di curare nel migliore dei modi l'interesse pubblico affidato alla stazione appaltante o affidato alla struttura che indice la gara. Andiamo a vedere questa definizione, che la trovo tra le mie carte di affidamento. Eccolo qua, secondo me l'ho qui. Dovrebbe essere in una delle slide. Eccolo qui, esatto. È una definizione, vi dicevo, contenuta nel nuovo codice dei contratti pubblici. E l'affidamento diretto viene definito quale affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice. Che significa questo? Significa che il funzionario responsabile è responsabile della selezione e del contenuto di un determinato contratto. Le procedure meccaniche, la procedura aperta, la procedura ristretta e tutte le altre procedure che poi a queste due sono riconducibili, non vi è una responsabilità. Non vi è una responsabilità perché i criteri sono predeterminati, sia i criteri di selezione degli offerenti che i criteri di scelta della offerta più conveniente, e quindi nessuno è responsabile per l'inadempimento di un determinato contratto. E credo che stiate partecipando in molti proprio perché fa paura l'affidamento diretto. E fa paura, e forse è l'indice della utilità di questo strumento. Perché? Perché comporta delle responsabilità per chi lo utilizza. E quindi questo ha dato luogo ad ampie discussioni sulla obbligatorietà o facoltatività di questo strumento. E
nell'ottica della normativa comunitaria e anche statale di recepimento previgente, sono stati molti ad affermarne il carattere facoltativo, perché nell'ottica delle previgenti leggi è sempre stata prevista la possibilità di utilizzare delle procedure più garantiste per l'interesse pubblico tutelato, cioè la concorrenza, da parte delle stazioni appaltanti, da parte delle amministrazioni pubbliche in generale. Relazione tra affidamento diretto e principio della rotazione. Va benissimo, ve ne parlo sicuramente. Se mi dovessi distrarre, ditemelo. Vado ancora avanti con il discorso che sto svolgendo, perché il principio è interessante. Il principio della rotazione mi ha consentito di vincere 2 giorni fa, 3 giorni fa, una causa contro il procuratore della Repubblica di Crotone, che aveva assegnato, affidato i servizi di vigilanza. Sapete che la Procura della Repubblica è competente a organizzare questi servizi per gli uffici giudiziari, aveva espletato, non posso dire espletato magari, altrimenti mi contraddico prima del termine, aveva stipulato un contratto procedendo ad un affidamento diretto in favore del precedente gestore del servizio. Parliamo dei servizi di vigilanza e sicurezza degli uffici giudiziari. Molti di voi operano in una pubblica amministrazione. Lo raccontiamo quindi per chi ancora sta studiando senza avere concrete esperienze gestorie ancora. Qualunque pubblica amministrazione ha piacere di operare con soggetti che già conosce, con operatori economici che hanno soddisfatto in precedenza le esigenze e le aspettative dell'amministrazione stessa. E è un fenomeno non frutto di corruzione o delinquenziale, è frutto di quella paura di provvedere, ma non della paura di provvedere, della difficoltà, della rilevante possibilità di incontrare degli operatori economici non seri, a fronte della capacità e serietà del gestore uscente, la cui affidabilità è già stata verificata. Significa dover effettuare nuovi accertamenti, dover affrontare il rischio di un imprenditore non serio o anche soltanto incapace. Ora però, a fronte di questo naturale desiderio di una delle parti contrattuali, viene in rilievo la normativa comunitaria, viene in rilievo la normativa statale in materia di tutela della concorrenza. Come voi sapete, la normativa comunitaria in materia è ispirata dalla esigenza di garantire la concorrenza nel mercato unico. E quindi vi dicevo, si è sempre detto che le procedure semplificate erano facoltative. Perché? Perché c'è sempre stata a livello innanzitutto normativo una preferenza per le procedure che almeno apparentemente tutelano in modo oggettivo il mercato concorrenziale. Allora, qual è stato, a fronte della introduzione di questo utilissimo strumento, di questa utilissima forma di stipulazione dei contratti pubblici, l'affidamento diretto, il temperamento introdotto dal legislatore, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti? Non ha trovato ancora questo principio una sua definitiva precisazione, nel senso che sicuramente trova applicazione per il precedente affidatario. Si discute se debba trovare applicazione anche nei confronti di coloro che sono stati, nei confronti di quegli operatori economici che sono stati soltanto invitati e che quindi non sono risultati affidatari in un precedente affidamento diretto. La norma non trova applicazione quando la procedura che viene indetta è una procedura cosiddetta meccanica, una procedura aperta.
perché non è ravvisabile il pericolo di un favoritismo nei confronti di un determinato soggetto. La preoccupazione è frutto della logica. Qualunque pubblico dipendente addetto all'ufficio responsabile dell'ufficio gare di un ente pubblico potrebbe decidere di costituire un'apposita società per l'espletamento di determinati servizi, intestarla ad altri e procedere ad affidamenti diretti che sono frutti, se non sono, se non sono sufficienti per arricchire l'impresa che opera così illecitamente, sicuramente è sufficiente per costituire delle situazioni di privilegio, è sufficiente per consentire delle economie di scala, per favorire determinati operatori economici rispetto ad altri. E quindi questa è la ratio del principio di rotazione. In conclusione, o in sintesi, sto cercando di sintetizzare quanto ho detto. Ancora non c'è stata una interpretazione. Non siamo, secondo me, di fronte ad una interpretazione definitiva dei limiti entro i quali deve trovare applicazione il principio di rotazione. Alcune norme fanno riferimento ai soli affidamenti, la maggior parte delle norme fa invece riferimento sia agli invii che agli affidamenti. Cosa dice la norma? La norma dice che non può essere invitato o non può risultare a maggior ragione beneficiario di un affidamento diretto quell'operatore economico che ha espletato quell'attività in precedenza, il gestore uscente sostanzialmente. Prendo la norma così la vediamo insieme. Fermi restando, dice la lettera A, poi vedremo la lettera A del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 77 del 2021. Cosa dice alla fine? Comunque nel rispetto del principio di rotazione. La stazione appaltante procede all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di quell'articolo 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti i soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quegli oggetti di affidamento, anche individuati fra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Non sono stato forse chiaro nel leggere la norma, ma voi l'avete davanti. Questa è la norma così come risultante dall'ultimo intervento, e cioè dal decreto legge 77 del 2021. Quest'ultimo decreto legge si è preoccupato di fronteggiare l'esigenza di scegliere degli operatori economici capaci, e quindi la modifica introdotta, così come evidenziato nelle slide, è stata quella di introdurre, vediamo se la trovo, vediamo se la trovo. Ecco qua, fermi restando, questa è la modifica che è stata apportata dal decreto legge 77 del 2021, ferma restando l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quell'oggetto di affidamento, anche individuati, gli operatori economici, tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Chiedetemi, è evidente che gli elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante debbono essere aperti, e cioè deve essere consentito a chiunque di iscriversi in questi albi o elenchi così da poter beneficiare della facoltà, del potere di partecipare, della facoltà di partecipare a queste
procedure, anche se il termine procedure non è così corretto, procedure di scelta del contraente privato delle pubbliche amministrazioni. Perché non è corretta l'espressione procedura? Procedura significa procedimento. Che cos'è un procedimento? Parliamo di una serie di atti preordinati all'adozione di un atto finale. Una serie di atti aventi diversa natura e funzione, ma preordinati, nonostante la loro autonomia e la loro eterogeneità, all'adozione di un atto finale o conclusivo del procedimento. Perché non vi è un procedimento allorché viene espressa la posizione di autonomia negoziale da parte di una pubblica amministrazione per la stipulazione di un contratto. In sede di affidamento diretto, come ho già detto rapidamente, è importante precisarlo, l'amministrazione opera così come opererebbe un soggetto privato. Uno dei massimi amministrativisti italiani, sono sicuro che voi lo sapete, era Massimo Severo Giannini. E non tutti studiano ancora sui suoi testi, ma se siete appassionati di diritto amministrativo, ve lo raccomando, perché significa comprendere il diritto amministrativo e le sue logiche. Vi leggo 4 righe, 5 righe, perché sono particolarmente belle. Sulla trattativa privata. Perché sulla trattativa privata? Perché la trattativa privata era la forma di stipulazione dei contratti pubblici preesistente anche al codice del 2006, che consentiva alla stazione appaltante, all'amministrazione, di addivenire alla stipulazione di un contratto senza prescindendo da un'attività procedimentalizzata di scelta del contraente. Allora, cosa dice Giannini? Se la legge di contabilità dello Stato non avesse introdotto la locuzione trattativa privata, il modo di formazione dei contratti ad evidenza pubblica per trattativa privata sarebbe senza nome, perché esso è quello proprio delle norme interprivate comuni. L'amministrazione propone a uno, a più soggetti, vi possono essere trattative e possono non esservi. Si stende lo schema di contratto, si conclude. Un procedimento quindi sostanzialmente informale, come quello che corre tra privati, in cui la disciplina normativa si limita a quella di alcune dichiarazioni essenziali, come la proposta, l'accettazione e i relativi atti di secondo grado. Questo è l'affidamento diretto. Il codice dei contratti pubblici prevede l'affidamento diretto, lo prevede all'articolo 36,2. La differenza qual è? La differenza è che il codice ne prevede l'esperimento e l'utilizzabilità di questa forma solo per la stipulazione di contratti di valore inferiore a 40.000 euro. Vediamo se questo è più aggiornato. Sì. Allora, no, questo è il 63, la procedura negoziata. Ho sentito tante tesi in materia, alcune assolutamente non condivisibili. C'è chi sostiene che l'affidamento diretto null'altro sia che una procedura negoziata. La procedura negoziata, a differenza dell'affidamento diretto, è una procedura di gara. Perché è una procedura di gara? Perché l'attività è procedimentalizzata. Non vi è un'amministrazione che opera utilizzando le norme interprivate comuni, le norme di diritto privato. Si ha un'amministrazione che segue un procedimento amministrativo. L'articolo 63 richiama l'articolo 95. L'articolo 95 procedimentalizza, regolamenta in modo dettagliato l'attività che deve essere espletata. Beh, non l'avevo letta la domanda.
Quale modifica sul co del codice sugli appalti pubblici? Qui già abbiamo un nuovo codice degli appalti pubblici. Mi deve aiutare Gianluca Provenzano. La domanda è generica, qui altro che non parliamo un'ora e mezza, non andiamo più via. Allora, vi stavo dicendo della confusione che ha creato questa norma, in realtà semplice ed interpretata in modo quasi univoco dalla migliore giurisprudenza amministrativa. Vi segnalo, ma ne parleremo. La sentenza del TAR Salerno 2725, lo ripeto il numero così lo potete segnare, 2725 del 13 dicembre 2021, dove quanto io vi ho rappresentato viene spiegato in modo abbastanza compiuto. Vi dicevo, qual è la confusione? La confusione è quella di considerare l'affidamento diretto una procedura negoziata e in base a quale argomentazione, in base a quale argomentazione logica, cioè viene sostenuto, in funzione del richiamo, in considerazione del richiamo innanzitutto dell'articolo 30 del codice dei contratti pubblici e della immanenza dell'interesse pubblico alla corretta individuazione del contraente privato da parte delle pubbliche amministrazioni, operato dalla norma, dalla lettera A del comma 2, anche dell'articolo 1 del decreto legge 77 del 2021. Nulla di più sbagliato, nulla di più sbagliato perché è operata una chiara distinzione tra la lettera A e la lettera B. E la lettera B ad individuare e regolamentare una procedura negoziata senza bando, richiamando l'articolo 63 del codice dei contratti pubblici. Prima di dire qualcosa sulla procedura negoziata senza bando, abbiamo ancora alcune considerazioni da svolgere sull'affidamento diretto. Allora, la caratteristica, tra l'altro, qual è? Quella di poter procedere anche senza la consultazione di più operatori economici. Ma può l'amministrazione, ci si è chiesti, procedere comunque ad una consultazione di altri operatori economici? Certo, la pubblica amministrazione deve poter sempre operare per perseguire il pubblico interesse. Addirittura la necessità viene considerata una fonte del diritto. L'amministrazione pubblica deve poter fronteggiare le situazioni di difficoltà in cui si trova, qualunque situazione. Quindi, quando ci si chiede se l'amministrazione può o non può tenere un determinato, adottare determinati atti, ottenere un determinato comportamento, la risposta è sempre affermativa, come viene spiegato abbondantemente sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. Il limite al potere dell'amministrazione è dato dalla motivazione. È la motivazione che segna il limite del potere, perché motivandosi può fare tutto. E la motivazione è anche una garanzia per voi che provvedete. Perché? Perché ex post è sempre facile sindacare l'attività che viene espletata da un pubblico funzionario, da un pubblico dipendente. E allora è difficile, a distanza di anni, ricostruire quali sono le ragioni per le quali è stata effettuata una determinata scelta, i problemi in termini di responsabilità amministrativa, penale, la incontrano, queste difficoltà le incontrano le persone oneste, le persone responsabili, perché i delinquenti si sanno tutelare e quindi ai funzionari irreprensibili io parlo, che però a volte per leggerezza sottovalutano l'importanza di alcune cautele. La prima è quella della motivazione, perché significa formalizzare, lasciare documentato per il futuro qual è l'iter logico che il responsabile del procedimento ha seguito
per addivenire ad una determinata decisione. E vi dicevo, sono sicuro che crei dei problemi operativi la norma, perché crea delle responsabilità, responsabilità di gran lunga maggiori rispetto alle procedure meccaniche. E se si è aperto un dibattito, mi sembra sterile in realtà, su quale sia il criterio di scelta che utilizza l'amministrazione in sede di affidamento diretto di un determinato contratto pubblico. Se sia il criterio del prezzo più basso, no. Alcuni hanno osservato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma certo, è il comportamento che terrebbe qualunque operatore economico, qualunque soggetto, e una scelta che viene espletata secondo, viene effettuata applicando norme di diritto privato. E voi nel momento in cui decidete di comprare un'automobile, decidete di comprarla valutando la situazione nel suo complesso. E quindi non ha ragione d'essere la discussione se sia il criterio di scelta sia quello del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più conveniente. Perché? Perché le pubbliche amministrazioni devono scegliere secondo logica, secondo razionalità, devono scegliere quella che è l'offerta del loro più conveniente, valutando tutti gli elementi che è possibile valutare. Perché non è una procedura di gara? Non è una procedura di gara perché non vengono predeterminati dei criteri di valutazione. Non ci sono dei criteri di selezione degli offerenti. L'amministrazione procede in modo semplificato, sentendo gli operatori economici che ritiene opportuno sentire, però badate bene, e queste sono decisioni che vengono effettuate dal responsabile del procedimento. È lui che si assume la responsabilità di queste scelte. Come sempre nell'ambito dell'attività amministrativa, se si decide di omettere l'acquisizione di un parere perché la normativa lo consente, se lo impone è un discorso diverso, ma se l'amministrazione solo consente di omettere l'acquisizione di un parere e il funzionario procedente omette di acquisirlo, si assume la responsabilità anche della corretta valutazione di quegli aspetti che era stata demandata dalla legge all'organo consultivo, all'organo che avrebbe dovuto esprimere il parere. In questo caso, il funzionario responsabile può omettere la consultazione di altri operatori economici, ma ciò che cosa comporta? Comporta una responsabilità ulteriore, maggiore. L'ANAC intelligentemente ha individuato come una best, una delle pratiche migliori, quella di acquisire dei preventivi, di sentire altri operatori economici prima di stipulare il contratto. Perché? Perché in determinati ambiti è possibile che voi siate particolarmente competenti. Ma io, ad esempio, quale sia il costo delle penne BIC o quale sia il costo delle sedie da giardino, non lo so. E quindi come potrei orientarmi in questa scelta se non creando dei termini di paragone? Quindi il mio consiglio è quello di acquisire, quando ciò è possibile, non vorrei dire offerte, ma sarebbe sbagliato, perché non siamo in presenza di proposte contrattuali, siamo in presenza di preventivi che non acquisiscono questo valore giuridico, però tenendo questi atti, acquisendo questi atti al procedimento, cosa succede? Al fascicolo dell'affidamento diretto, cosa succede? Che si ha una tutela anche in caso di successiva contestazione della scelta. Noi non possiamo sapere se l'imprenditore opererà bene o opererà male. Abbiamo gli strumenti per accettare che l'offerta non sia un'offerta anomala. Abbiamo gli strumenti per accettare che il soggetto abbia i requisiti generali per poter partecipare alle gare pubbliche. Si può affidare un contratto entro i 139.000 euro.
Senza MEPA credo di no. Senza MEPA credo di no. Senza MEPA credo di no, perché il MEPA è una garanzia per l'amministrazione, la circostanza che si proceda con il mercato elettronico significa avere documentata l'intera attività espletata, e anzi si richiedeva che questo mercato fosse organizzato in modo tale da lasciare, da consentire la documentazione di tutte le attività. Lasciatemi qualche secondo per riflettere, perché non mi ricordo quale norma impone l'utilizzazione del MEPA. Ritengo però che sia doveroso utilizzarlo. Mi prendo un po' di tempo, se me lo richiede, ecco qua. Allora, rispondo prima alla seconda domanda perché è più semplice. Va bene, nessun problema. Se vengono verificati su Google con una semplice ricerca i prezzi, si può benissimo procedere senza acquisire preventivi. Questa è la logica del legislatore. Si può prescindere da questo, da questa istruttoria. Certo è che Google è uno strumento utile quando si conosce una determinata materia, perché si è in grado di valutare, se si conosce la materia, l'attendibilità della fonte. Il problema di internet è il seguente: mentre quando ieri si comprava un libro c'era una valutazione preliminare che era effettuata dall'editore, difficile che sui libri si possano leggere delle, come si chiamano, non fesserie, fake, vabbè, sostanzialmente quelle che ogni tanto si trovano su internet, che ti trovi lo squalo che mangia l'elicottero, e quindi va bene. No, l'indagine di mercato non è una procedura, e di questo, questo ha più volte ribadito la giurisprudenza. Quella indagine non vincola il funzionario responsabile, anche perché il funzionario responsabile, responsabile del procedimento, non ha predeterminato dei criteri di valutazione. E allora anche quell'indagine di mercato, quella cioè di acquisire dei preventivi dagli operatori economici del settore, non comporta alcun vincolo per la stazione appaltante, la quale può benissimo procedere ad affidare ad una diversa offerta, ad un diverso concorrente rispetto a quello che ha presentato l'offerta con il prezzo più basso. Certo, nessun soggetto privato si determinerebbe alla scelta di un determinato bene solo in considerazione del prezzo, e chiunque sceglie anche in considerazione delle caratteristiche tecniche del bene, e così anche l'amministrazione deve valutare tanti e tali aspetti, per cui anche nella logica il preventivo, anche secondo la logica comune, il preventivo non può essere considerato risolutivo della scelta. Diversa è la domanda se si può affidare, se possono essere affidati direttamente più servizi, simili tra loro nei contenuti ma con cifre differenti, ad una stessa società. Allora, parliamo di servizi diversi che verrebbero, in assenza di questa norma, affidati con un'unica gara pubblica. Domanda. Perché se così è, nulla osta che questi servizi vengano trattati e affidati contestualmente allo stesso soggetto, sempre nel limite dei 139.000 euro. E anzi, l'esistenza del principio di rotazione impone che lo stesso soggetto non possa essere stato beneficiario di un precedente affidamento, se la somma del precedente affidamento e di quello successivo non può superare i 139.000 euro. Quello di 139.000 euro è un limite da applicare con intelligenza. Per un verso c'è il principio di rotazione che impedisce di scegliere il precedente affidatario, dall'altra la disciplina da applicare non può
variare, no? Non deve variare in caso di frazionamenti degli appalti. In caso di frazionamento dell'appalto, la normativa da applicare è quella conseguente al valore dell'intera commessa, fermo restando che la suddivisione in lotti è favorita dal legislatore perché consente la partecipazione delle piccole e delle medie imprese. Allora, quindi è possibile affidare direttamente più servizi, se si tratta di servizi che potrebbero essere affidati contestualmente con una procedura aperta o con una procedura ristretta. Tutto ciò deve rispondere ad una logica. Anche questo può essere uno strumento per sottrarre determinate attività al mercato. È un caso che mi è successo, tra l'altro, non lo ricordo precisamente, ma attraverso l'affidamento contestuale di due servizi, si trattava sempre di servizi di vigilanza. Che era accaduto? Ve lo racconto perché è interessante. Accanto ai servizi di vigilanza aeroportuale, che comportano l'assistenza sostanzialmente a tutte le attività, al controllo dei passeggeri, controllo dei bagagli, eccetera, era stato inserito anche un ulteriore servizio, e cioè quello di trasporto valori e di custodia di questi valori presso, è necessaria un'apposita cassaforte, eccetera, eccetera. Sono molti i requisiti che vengono richiesti dal Ministero dell'Interno, questi operatori economici, affinché vengano ben espletate queste attività di vigilanza, espletate in modo serio da soggetti affidabili. Ora, si trattava di una particolare licenza che era necessaria per l'espletamento dell'attività di trasporto e custodia valori, in particolare veniva in rilievo l'attività di contazione del denaro. Ma si trattava di un servizio inconferente rispetto a quello di, non omogeneo rispetto a quello di controllo dei passeggeri e dei bagagli. E che cosa comportava? Comportava la regione Calabria, dove esisteva un solo operatore economico che aveva la cassaforte necessaria per il locale necessario per la contazione, eccetera. Vengono richiesti dei requisiti, vi dicevo, particolarmente dettagliati dalla normativa vigente, per cui la stanza dove viene effettuata la contazione deve avere determinate caratteristiche, deve essere adiacente alla cassaforte, eccetera. Ecco, in questo modo era stata impedita la partecipazione di, non era stata impedita la partecipazione concorrente, in realtà l'amministrazione aveva modificato il bando, aveva spiegato il bando prima della conclusione del termine per la presentazione delle offerte, e il fatto sta che comunque il giudice amministrativo ha affermato l'estraneità di questo servizio rispetto agli altri che venivano banditi. Spero di aver risposto alla sua domanda se è possibile affidare direttamente più servizi. Sì, se la logica lo consiglia. Se l'effetto è quello di limitare la concorrenza, no. Vediamo un po'. Allora, sono tutte domande stupende. Che significa che devo ragionare su queste domande? Vediamo se ce n'è qualcuna a cui rispondere con facilità. Beh, vi siete svegliati tutti quanti, ho finito il tempo del cappuccino. Allora, e io mi ero inventato degli argomenti di cui parlare. Il programma per la razionalizzazione acquisita di apprendere il sistema finanziario 2020. Mi permetto Sviluppo sistema di di innovazione. entrare soltanto per dire, per cortesia, può leggere la domanda alla quale intende rispondere così che i partecipanti possano conoscere anche la domanda? Grazie mille. Sì. Allora, rispondo prima all'ultima domanda perché è la più semplice. Le altre comportano la necessità di ragionare un attimo insieme a voi. Allora, il principio di rotazione è possibile derogare a questa regola con una congrua motivazione. La motivazione del
connessa con il principio di una motivazione connessa con il principio di economicità dell'azione amministrativa va sicuramente bene, consente di operare legittimamente. Certo, se si tratta di due affidamenti diretti, si crea una situazione di vantaggio, di privilegio per una determinata impresa, ma ripeto, se ciò è particolarmente conveniente per la pubblica amministrazione, perché no? Il limite è dato, come avevo accennato all'inizio della nostra chiacchierata, dalla motivazione. Vediamo. Mi pare che la norma pure faccia spesso riferimento alla motivazione. Dopo, se facciamo una pausa di 5 minuti, che ora? Se facciamo una pausa di 5 minuti, tanto abbiamo detto un'ora e mezza, abbiamo di tempo, cerco di individuarla. Allora, un attimo, mi è scomparsa una domanda, che è stata tolta forse. No, eccolo. Vabbè, è scomparsa la domanda, forse ho risposto, eccola qui, no? Non avevo più la domanda alla quale ho Sì, è risposto. questa la domanda. È questa qui la domanda, No, eccola qui. Perfetto. L'ho trovata, e quindi spero di avere risposto a questa, e con riferimento al principio di rotazione. Sì, si può invitare a credito uscente con una motivazione particolarmente N'è un'altra per diffusa. quanto riguarda il principio di Chiara e rotazione, diffusa. visto che... Ce ne sono tante altre, ma una volta. Poi, se è possibile affidare direttamente più servizi, abbiamo risposto. Se in modo può parlarci la cosiddetta determina, ne parlo dopo. Il programma per la razionalizzazione acquisti nella PA prende avvio a seguito della finanziaria 23 dicembre 1994, che ci sia il sistema delle convenzioni. Va bene, grazie della precisazione. Però, se non so qual è il comma dell'articolo, non la individuo in tempo utile per potervene parlare. Nel caso di azienda speciale a totale partecipazione pubblica si applicano le stesse regole previste per l'affidamento diretto innovato dal decreto legge 77 del 2021. Allora, nel caso di azienda speciale, noi siamo in presenza di una istituzione costituita, attesa la denominazione azienda speciale, ipotizzo da un comune, per la gestione di determinati servizi pubblici. E siamo in presenza sicuramente di un organismo di diritto pubblico, siamo in presenza di un ente pubblico perché ha personalità giuridica e viene costituita apposta per espletare determinate attività. Ora, se la domanda è se un'azienda speciale costituita per espletare determinate attività può partecipare ad una gara per espletare anche altre attività, è un argomento complesso. Se questo è di suo interesse, ne parliamo, perché alcuni problemi si pongono perché innanzitutto dovrebbe operare come soggetto privato e comunque sarebbe un soggetto beneficiario di un diritto speciale o esclusivo, di una situazione di privilegio, beneficerebbe rispetto agli altri operatori economici che partecipano alla stessa gara. In realtà avviene che delle aziende speciali risultino beneficiarie dell'affidamento di altri servizi, di altre attività. Pensate ad esempio al problema dei rifiuti. Molto spesso le amministrazioni sanno che se si rivolgono ad una struttura pubblica, superano tanti problemi operativi, ci sono tante indagini penali sulla gestione dei rifiuti, per cui è ragionevole il comportamento di un comune che affida ad un'azienda speciale anche di altro comune, anche se ciò non è consentito dalle norme, determinate attività. Nella realtà l'azienda speciale viene costituita per l'espletamento di un determinato servizio, quel servizio dovrebbe espletare, non dovrebbe creare problemi nel mercato concorrenziale partecipando ad altre gare pubbliche. Peraltro, nel momento in cui partecipa e espleta una determinata attività, beneficiando di un'azienda speciale, di un bilancio comune anche al comune, comunque la circostanza di avere il ripianamento delle spese, dei costi, eccetera, eccetera, come si dice a piè di lista,
è una struttura che deve operare solo in quell'ambito, solo nell'ambito per il quale è stata costituita e spesso opera in regime monopolistico in quel determinato ambito. Se mi chiede qualcos'altro, cerco di essere più preciso. Eh no, ragazzi, non vale. Nuovo codice dei contratti, facciamo un'altra seduta. Non sono pronto a rispondervi sul nuovo codice dei contratti pubblici. Ho bisogno di studiare su quello. Se mi dite la norma, la leggiamo insieme, la commentiamo insieme, è un piacere. Altrimenti, sul nuovo codice dei contratti pubblici non è ancora entrato in vigore. Conosco molto bene il 50 del 2016, il 163 del 2006. Su questo non mi sono ancora appassionato. Quindi, non vi voglio raccontare delle bugie. Vediamo, questo è molto interessante, no? Altro che banale, molto interessante. Un'attività di consulenza del Dipartimento Universitario ai fini di una sperimentazione di natura tecnica. E con chi però? Mi devi dire con chi? Con chi? Con chi? Con chi viene, a favore di chi viene espletata questa attività di consulenza? Se no non posso sapere se è un accordo tra amministrazioni o se è un affidamento diretto. In un affidamento diretto si ha un contratto pubblico, cioè un soggetto che espleta una determinata attività avente rilevanza economica dietro un corrispettivo. Che cos'è un contratto? È un contratto, è un accordo avente contenuto patrimoniale. Quindi potrebbe. Ho capito che lei fa riferimento agli accordi tra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 16 della 241 dell'OAT, il 16 mi pare. Bisogna vedere la convenzione. Bisogna vedere la convenzione. Può essere che ci sia stato un affidamento diretto, può essere che. Qual è l'attività che in concreto viene espletata? È un'attività di tipo continuativo, di tipo meramente consulenziale. Potrebbe benissimo essere un accordo tra amministrazioni. Perché mi chiede questo, la qualificazione di questo atto? Anche perché se lei mi chiede perché il motivo di questa se lei mi dice qual è il motivo di questa qualificazione, se sono in grado di risponderle in modo più appropriato, in modo più corretto. Lo so che il 28 marzo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ma io ho vinto almeno 3-4 cause in materia di appalti dal 28 marzo, quindi non ho avuto tempo di studiare il codice dei contratti pubblici. Non trovo applicazione ancora, non ho approfondito le diverse problematiche. Se vi fa piacere, uno di questi, organizziamo un'altra riunione per esaminare queste norme del nuovo codice dei contratti pubblici. Mi è stato utile citare la definizione di affidamento diretto perché risolve in conformità a quanto io ritenevo il problema della natura giuridica di questa forma di stipulazione dei contratti pubblici, spiegando, è chiaro, lo rileggo perché in realtà questa definizione molto risolve affidamento del contratto senza una procedura di gara. Allora, vogliamo per l'espletamento in comune di determinate attività, parti di attività, e questo state effettuando. Mi vanno bene tutte e due le tesi, mi vanno bene tutte e due le tesi. In un caso ci sono io stazione appaltante che stipulo un contratto con un'altra struttura pubblica e ha personalità giuridica il Dipartimento Universitario? Non me lo ricordo. Credo di sì, quindi stipulerà direttamente col Dipartimento, comunque un organo, stipulerà direttamente con il Dipartimento Universitario, quindi problemi non ce ne sono. Quindi una tesi è quella di procedere ad un affidamento diretto nei confronti di un determinato operatore, un operatore economico pubblico. La definizione di contratti pubblici è però riguarda prevalentemente i soggetti privati, basta vedere, secondo me ha ragione lei quando parla di accordo tra amministrazioni.
Perché se noi andiamo a prendere il codice dei contratti pubblici, vediamo se riesco a prendere qui dove ci sono le definizioni. Aspetta, quindi i primi articoli. Faccio ancora riferimento al 50 del 2016 per comodità. Allora, questo non mi interessa, proprio un'altra pagina. Allora, via, va bene. Abbiamo detto, facciamo 50 2016, vai. Accetta. Ecco qua, vediamo le prime norme. Le norme sono oggetto. Perfetto. Noi siamo i pubblici lavori pubblici, lavori pubblici, lavori pubblici. Noi siamo. Norma, veniamo un po' qui. Che in queste norme c'è la definizione di contratti pubblici. Vediamo un po'. Non mi ricordo se abbiamo il 2 e il 3. Allora, ambito di applicazione, no. Competenze delle regioni, no. Deroghe, no. Definizione di interventi edilizi, no. Scusate, no, ho preso il testo giusto. No, ho preso il testo giusto, infatti, eccolo qua. Codice dei contratti pubblici, avevo sbagliato codice. Eccolo qua. Definizioni, uno quarto infatti. Terza, economico, soggetto di posizione importante, l'estensione di posizione del reparto, cessionario, cose pubbliche, ci arriveremo, ci arriveremo. Contratti di rilevanza europea, contratti sotto soglia, contratti ordinari, contratti speciali, appalti pubblici. I contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra una postazione appaltante e uno o più operatori economici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la produzione di prodotti e la prestazione di servizi. Senta, tanto mi basta, a volte basta ragionare per arrivare alla soluzione. Il Dipartimento non è un operatore economico, e cioè un soggetto che espleta attività a scopo di lucro. Quindi mi sembra che sia più elegante e anche più corretto sottoscrivere un accordo tra amministrazioni. Vi faccio vedere 2490 Abbiamo problemi di tecnica. audio, non riusciamo a sentirla bene. Può per favore avvicinarsi al microfono? Proviamo a capire se... Ma avete sentito la prima risposta? Non La riusciamo più a ripeto. sentirla. Mi sentite ora? È molto Mi dice male mi perché sentite? la voce va e viene. E perché questo? Io non ho cambiato nulla. Allora, datemi un secondo solo perché vedo un'altra norma e vi rispondo. In realtà vi ho già risposto, non si è sentito e quindi effetto. Non riusciamo a sentirla. No, Non sto dicendo nulla in realtà, eh. non la sentiamo più. Provi. Qua, 11. Io posso togliere, che è Non questo si è rosso che riuscita a appare? capire la natura giuridica del singolo dipartimento, come le Sì, fanno notare i è partecipanti. tutto chiaro, un attimo, io capisco tutto, cioè ho capito tutto. Che devo fare? Mi sentite? Noi non la... Come Non non mi la sentite? sentiamo. E perché non mi Molto sentite? Male male, questo. molto male. Io Si ho sente a studiato tratti. tutto, che fate? Non mi sentite? Quindi, regola volume. Allora, tolgo il volume e lo reinserisco. Mi Provi a sentite? parlare? Ecco, sto cercando. Mi sentite? No, non riusciamo a sentirla. Per cortesia, può provare ad uscire e rientrare? Può provare per Allora, favore? Può provare per favore ad uscire e rientrare? Sì, grazie.
comunque della procedura che viene eseguita per l'affidamento di queste attività. Quindi, se viene eseguita la procedura più garantista per la tutela della concorrenza, nonostante perché nel complesso il valore dell'attività è superiore a quella che consente l'esperimento di procedure semplificate, di forme semplificate di stipulazione dei contratti, sì. Il problema qual è? Perché l'altro problema che si è posto, vi devo dare questa precisazione, attiene alla natura, abbiamo accennato il problema, ma alla natura facoltativa o obbligatoria di queste forme di stipulazione dei contratti pubblici quando ci sono i presupposti per l'utilizzazione di queste forme. Vi dicevo che è spontaneo per qualunque studioso di diritto amministrativo propendere per la facoltatività di queste forme. Nella realtà, leggendo bene le norme, però, un problema si pone. Il problema si pone perché la norma è stata adottata in funzione derogatoria delle altre norme e discipline previste dal codice. E il problema è che la tempistica può essere fonte di danno per l'amministrazione. E allora posso io, stazione appaltante, posso esperire una procedura più garantista per la tutela della concorrenza, quindi una procedura aperta anziché un affidamento diretto, ad esempio, quando il decorso del tempo non crea danno per l'interesse pubblico. Ma anche la perdita di un finanziamento, già ieri è sempre stato, più volte è stato affermato che costituisce danno erariale, figuriamoci oggi che c'è il PNRR. Per cui è facoltativo soltanto nei limiti facoltativo. Se ci sono i presupposti per l'affidamento diretto, bisogna utilizzare questa forma negoziale. La responsabilità sussiste in quanto vi sia o non vi sia un danno, e il danno può essere causato in caso di esperimento di una procedura più complessa, quando il decorso del tempo costituisce di per sé un danno per l'amministrazione procedente. Se non sono stato chiaro. Guardi, le rispondo subito, Ortensia Palopoli. Sono io che non avevo predisposto un discorso più organico da svolgere, e quindi ho approfittato delle vostre domande. Spero però di aver trattato in modo compiuto l'argomento dell'affidamento diretto. Spero di incontrarvi di nuovo e svolgermi un discorso compiuto. Certo, compiuto sul codice dei contratti pubblici, anche lì mi dovrò far aiutare da voi. Ecco, stavo leggendo cosa state scrivendo. Per portare avanti un discorso. Oppure sarà necessario determinare uno specifico argomento sul quale dibattere. Poi vi ripeto, sicuramente è utile questa forma di interlocuzione, ma il piacere di guardare in faccia gli interlocutori, sapere se è chiaro o non è chiaro il discorso che si porta avanti, ha pure il suo perché. Quindi necessariamente lo svolgeremo con questi strumenti telematici e vediamo che altre domande ci sono. Ma io devo guardare sulla destra però perché io ho già una selezione di Anna Rita. Assolutamente sì. È possibile affidare alla stessa ditta che ha creato un portale di promozione del territorio tramite procedura MEPA, un'integrazione dello stesso portale con nuove funzionalità, valore affidamento fino a 40.000. Dia un'occhiata pure all'articolo. Mannaggia. Questo è il 63, mi pare. Sì, sicuramente il 63. Perché una delle ipotesi nelle quali
È da sempre ammesso l'esperimento di procedure semplificate, è proprio questo, cioè se viene espletata una determinata prestazione da un operatore economico, quella prestazione deve essere completata, appalto, affido la realizzazione di una parte dell'arredo urbano e devo poi completarlo. Molto spesso cosa accade? Che affidare quell'attività ad un nuovo operatore economico mi comporta dei costi maggiori, mi comporta dei tempi più lunghi. A volte ci sono dei diritti di esclusiva che poi, ad esempio, non mi viene in mente, in sostanza, spesso ci sono delle ragioni obiettive per avvalersi di quello stesso soggetto. Se non altro la circostanza che conosce il portale ed è in grado di operare con ve ne rilevo tra i motivi che spenderei in un'eventuale delibera anche la circostanza che se il portale è realizzato da un determinato soggetto e del suo funzionamento è responsabile un determinato soggetto, creare una situazione di confusione non è una soluzione conveniente per nessuno, per una stazione appaltante, che poi si può ritrovare con un portale che non funziona e non avere neanche un soggetto responsabile a quale rivolgersi. È sufficiente fare riferimento magari alla garanzia che viene offerta da quel soggetto o al minore costo o alla maggiore capacità conseguente al lavoro in precedenza espletato.